Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Notizia di oggi, il Monza ha ufficializzato l'arrivo del difensore Bettella. È il nono colpo del Monza di Berlusconi e Galliani. Aspettiamoci altri movimenti da qui alla fine del mercato, sia in entrata, perché comunque secondo me almeno un paio di colpi arriveranno, se non tre, e sia in uscita, perché diversi ragazzi, come vi ho raccontato recentemente, partiranno. Mi riferisco a Molosini, partirà sicuramente anche Iocolano, potrebbe partire Gliozzi direzione Palermo o Modena, ma attenzione anche alle sorprese, andrà via Origlio. A breve ci sarà l'ufficialità delle cessioni anche di Del Frate e del centrocampista Marchese, entrambi andranno alla Pro Sesto. E poi appunto, come vi dicevo, si penserà al mercato in entrata. Qualcuno scrive che è molto vicino il centrocampista offensiva Brunetta, argentino, molto forte, molto promettente, piace sicuramente, club Brianzolo, ma non è ancora fatta, c'è ancora molta distanza. Così come c'è ancora molta distanza tra l'offerta del Monza e le richieste del Frosinone per Camillo Ciano, vero obiettivo sulla tre quarti, anche se lui può fare anche la seconda punta. E poi nome nuovo di queste ore è Mancosu del Lecce, notizia riportata da alfredopedulla.com. Il giocatore piace molto. Quando ieri abbiamo chiesto ai dirigenti del Monza se era un nome caldo, c'è stata data una risposta tiepida, quindi pensiamo davvero che possa diventare un vero obiettivo del Monza. Adesso è forse più un'idea che una trattativa di mercato. Se ne riparlerà secondo me nei prossimi giorni. Volevo infine fare innanzitutto ricordatevi di mettere mi piace al mio canale, come dicono, ripeto, quelli bravi, e di iscrivervi, di mettere questa cavolo di campanellina, anche se a volte non ho ben capito come funzioni. Una riflessione sul calendario, perché non ho scritto niente in questi giorni, perdonatemi, ma sto facendo gli ultimi giorni di vacanze, quindi non ho moltissimo tempo per fare video o scrivere, però ci tenevo a fare un mini punto su quello che è il calendario del Monza. Ce l'hanno menata l'anno scorso per questo girone semplicissimo, costruito addirittura su misura. Quest'anno invece il Monza ritorna in Serie B e è un calendario pazzesco. Filippo Antonelli giustamente a Monza News ha commentato: beh, alla fine dobbiamo incontrarle tutte, che sarà un po' la risposta che daranno tutti, dei dirigenti, ai giocatori, allo staff tecnico, eccetera eccetera. Però ragazzi, nessuno si immaginava un inizio così non traumatico, però sicuramente complicato, perché è un Monza che affronterà alla prima la spalla retrocessa dalla Serie A, poi ci saranno in serie tutte le squadre, quasi tutte le squadre che hanno fatto i playoff lo scorso anno, quindi via via Empoli, Frosinone, Pordenone, adesso non mi ricordo bene il calendario nel dettaglio. Poi ci sono comunque le promosse dalla C alla B che hanno fatto degli squadroni, mi riferisco alla Regina e anche allo stesso Vicenza, quindi un inizio molto complicato. Poi dalla decima giornata in poi si va verso squadre un po' più morbide, fino a quel finale allucinante con la terzultima e Lecce, che ci ricorda un po', no, la fine degli anni 70, quando il Monza rischiava di andare in Serie A perdendo, poi anzi pareggiando in casa poi contro il Lecce. E poi l'ultima giornata il Brescia, che secondo me comunque farà una buonissima squadra, e è ripartito da quel vecchio marpione di Gigi Del Neri, un campionato bellissimo dove il Monza sicuramente parte tra le favorite, o probabilmente sarà anche la squadra strafavorita, ma sicuramente il calendario non agevola le cose per Cristian Brocchi e i suoi ragazzi, perché ripeto, è un calendario assolutamente duro. Cosa c'è dalla parte del Monza? Il fatto di aver cominciato molto prima delle altre, è già due mesi che si allena e quindi ha messo più benzina probabilmente nelle gambe, c'è stato anche più tempo per assimilare gli schemi di Brocchi, e l'abbiamo visto già a San Siro, perché il Monza a San Siro ha fatto una partita
davvero molto buona, e quindi secondo me ci sono le possibilità di partire molto bene. Quindi magari tu via via vai ad affrontare le squadre più forti, però hai già nella testa le idee del tuo allenatore e nelle gambe tanta benzina per partire subito forte, come è accaduto lo scorso anno. Speriamo veramente che sia così. Commentate qui sotto, mettete mi piace al mio canale, poi ci vediamo lunedì con Binario Sport attorno alle 20:30, forse partiremo qualche minuto più tardi. Vi ricordo poi ogni giorno di ascoltarmi su Radio Sportiva attorno alle 14:45, perché ogni giorno daremo anche qualche piccola chicca di mercato e poi faremo il punto sulle notizie di Casa Monza. Ci vediamo presto qui sul mio canale, un abbraccio, buona settimana, ciao!